Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi proseguiamo, siamo arrivati quasi alla fine del nostro percorso, reparto per reparto, dei migliori giocatori, appunto, ruolo per ruolo, e oggi andiamo a vedere i centrocampisti, ruolo che è fondamentale soprattutto per quelli che sono i moduli che secondo me al momento sono i migliori, ovvero 5-4-1, 3-4-2-1, quindi i centrocampisti devono svolgere un ruolo cruciale in queste formazioni. Andiamo a vedere i migliori che secondo me al momento reggono eppure molto bene. Primo giocatore, letteralmente mio padre, Kevin Ribera De Bruyne. Veramente una roba incredibile, nella sua versione Toti, il buon De Bruyne, 1,81 m, alto alto, 4 skill, 5 piede debole, un centrocampista che in 500 partite mi ha fatto 205 assist e 81 gol, rigorosamente da schierare con Architetto su PS5, su PS4 potete anche evitare ovviamente perché tanto non serve a niente ed è fortissimo uguale. Però magari su PS4 andrei a preferire magari un altro giocatore, mio zio Jude Ribera Bellingham, 1,86 m, 4,4 m, alto alto, un altro giocatore Toti che conosciamo molto molto bene, che in 63 partite mi ha fatto 14 gol e 25 assist, quindi un altro giocatore che non si fa parlare di certo dietro, ha praticamente quasi la stessa media gol di De Bruyne nella metà delle partite, e gli assist, vabbè, questo De Bruyne è qualcosa di incredibile, ha dei piedi veramente favolosi. Loro due sono, secondo me, allo stato attuale del gioco, i migliori due giocatori, e anche all'uscita dei loro tots, credo che a meno che non gli vanno a cambiare magari qualche stella skill piede debole, rimarranno di sotto e anche tanto. Terzo giocatore di cui voglio parlare invece è una new entry, che è Zinedine Zidane nella sua versione Icona Trophy Titans. Questo letteralmente è una carta che è un cheat code, perché rompe totalmente il gioco. 1,85 m, alto alto, ovviamente 5 stelle skill e 5 piede debole per lui, che può fare di partenza anche il COC oltre al centrocampista centrale, giocatore che può fare tranquillamente il mediano, il CC, può fare anche l'esterno di centrocampo, può fare la punta su PS5, può fare veramente quello che vi pare, anche per paradossalmente il laterale difensivo in una difesa a 5. Ha una velocità letteralmente fuori di testa, ricorda un po' Haaland Toti quando corre palla al piede, è un giocatore che io ho trovato veramente fenomenale, ovviamente lengthy su PS5, passaggi che non ve lo sto neanche a dire, quando si tratta di dover calciare non sto neanche a dirvelo visto che ha anche il tiro da precisione fuori area. Molto agile anche palla al piede nonostante il 78 di agilità, e quando si tratta di dover skillare skilla molto bene. Anche automatico grazie al suo intercettazioni 86, 90 di forza, 81 di aggressività e il 1,85 m. Poi vi ripeto, quell'alto alto vi fa sì che praticamente questo vi fa le due fasi come un treno, senza praticamente patire nulla, lo ritrovate sia davanti che dietro alla velocità della luce, lui è veramente qualcosa di incredibile. Così come qualcosa di incredibile è questo Yaya Touré nella versione Eroe Trophy Titans, già la sola domanda, anche la versione Marvel, meno la versione base al momento. 1,88 m, 4,4 m, per Yaya Touré, CDC, COC, CC, insomma, giocatore di assoluto valore. Velocissimo grazie a Lengthy, ottimi passaggi, tira pure lui delle catramine non male da fuori area, perché la conclusione da fuori ce l'ha sempre avuta. Full automatico, nonostante abbia quell'81 di intercettazione che sembra poco, ma visto il suo 1,88 m praticamente prende tutto, 95 di forza, 84 di aggressività, lui prende, arriva, prende a spallate gli avversari, non se ne può fregare di meno e recupera il pallone, quindi veramente qualcosa di clamoroso. Costa tanto, ma vi ripeto, il discorso è analogo anche per la sua versione Marvel, che rimane assolutamente qualcosa di top, e magari col fatto che è calata di prezzo adesso potete puntare con più facilità. Altro giocatore che non è una new entry, anzi lo ritroviamo e lo ritroveremo, è questo Karim Benzema nella sua versione Winter 5-4, uno dei giocatori a centrocampo più completi, lo potete schierare tranquillamente mezzala, tranquillamente in un centrocampo a due con uno più difensivo, e Lengthy, insomma un giocatore che abbiamo imparato a conoscere benissimo, anche il buon Karim The Dream. Mentre un'altra new entry è questo Michael Essien, anche lui l'ho trovato uno scambiabile come Rio Ferdinand, sì raga, ho scolato un po' in questo periodo. Alto alto 1,77 m, 3 di skill e 4 di piede debole. Questo giocatore io lo vado ad inserire per diversi motivi. Il primo motivo è il rapporto qualità-prezzo, perché è un giocatore che non costa tantissimo, perché è stato droppato e quindi ve lo potete portare a casa ad un prezzo irrisorio. Linka ovviamente a 3 d'intesa in maniera impeccabile, ed è praticamente una versione bustata di quel Kanté che magari tanti di voi si sono sbloccati e poi sono ritrovati un SN scambiabile che costa praticamente un terzo. È molto rapido, palla al piede, ovviamente
Parliamo di un giocatore lengthy, bene i passaggi, bene l'agilità, bene l'intercettazione, bene la lettura difensiva, bene la forza, bene l'aggressività. Insomma, questo Essien ha tutto per poter fare il mediano, ma è anche un centrocampista che comunque non disdegna la fase di impostazione, visto appunto il 92 di passaggio corto e l'87 di passaggio lungo. Ogni tanto potete prendervi anche il lusso di sparare un bel timed, un verdillo fuori aria, visto l'89 di potenza tiro e il 88 di tiro alla distanza, per cui un centrocampista molto completo che vi straconsiglio. Altro giocatore rilasciato da poco è Lothar Matthäus Foot Birthday nella versione compleanno, 3 di skill, 5 di piede debole, giocatore anche questo qui che è un upgrade della carta Prime che io già consigliavo, magari più da PS4 che da PS5, perché questo è vero che diventa lengthy, ma alcune volte se vi andate a vedere nelle partite, pure se gli avete messo lo stile d'intesa, vi rimane su controlled, non so perché, motivo per il quale io alla fine gli piazzo ombra, non me ne può fregare di meno senza saperne leggere né scrivere. Ed è un giocatore che, ripeto, dà delle soddisfazioni sia quando si tratta di dover difendere, ma soprattutto quando si tratta di dover attaccare, perché guardate che passaggi, guardate che tiro, e soprattutto poi anche quando deve ripiegare, grazie al work rate alto alto, 94 di intercetto, 89 di lettura, 94 di aggressività, si fanno sentire tutti. Pecca un po' di forza, ma è anche 1,74 m. Troviamo poi Ruud Gullit. Io vi ho inserito la versione 90 per due motivi. La prima è che l'Icon Toti costa uno sfracello. La seconda è che rispetto alla versione Prime, paragone che mi chiedete spesso, questo Gullit non ha nulla in meno, anzi costa poco rispetto al 93. Ed è un giocatore che soprattutto se siete tanto sporchi nel giocare, nel senso che fate cross, fate sponde, fate robe, fate zozzerie, sto Gullit fa il caso vostro, perché ovviamente in fase difensiva ha praticamente creato delle carte a sua immagine, ovvero i Gullit Gang, quelli con tutte le stats sopra l'80, difatti è lui che è così. E lengthy, è presentissimo con un body type allucinante, e poi quando dovete attaccare ha un gran tiro, 87 di finalizzazione, dei gran passaggi, si gira anche discretamente bene ed è molto fisico, e visto il gioco di quest'anno vi permette anche di poter aggiungere al vostro repertorio tutta una serie di giocate di testa, insomma, che non fanno mai male. Quindi Gullit vi vado a mettere la versione 90 non a caso. Chiudiamo poi con due giocatori che vi vado ad inserire. Perché? Perché credo che magari ve li siete ritrovati non scambiabili in squadra. Il primo di questi è Dirk Kuyt, che diciamo si porta dietro anche un altro giocatore Foot Fantasy che è Park Ji-sung. Ed è un giocatore super completo, perché a livello statistico sembrerebbe un giocatore full offensivo, ma in realtà se lo mettete a centrocampo come mezzala soprattutto, o a due con uno più difensivo, il suo lo fa, visto che alto alto di work rate è 1,83 m e anche 4 di skill per dare qualità. Passaggi top, tiro top, agile, preciso di testa, bene la forza, l'aggressività, pecca ovviamente un po' nelle stats difensive nonostante abbia un 80 di lettura, quindi una carta di assoluto valore. E poi volevo andare a concludere con Christopher Nkunku, però su Nkunku ci tenevo a fare una digressione particolare, perché questo è un giocatore che io avrei sbloccato solamente nel momento in cui veramente il mio club traboccava di non scambiabili, perché altrimenti c'è il Path to Glory che è superiore, ovviamente, ed è scambiabile, quindi ve lo potete riprendere, e visto che arriviamo a periodo TOTS, comunque buttare tutti quei fodder o buttare crediti per sbloccare un giocatore del genere che sta per essere superato dai Team of the Season non era proprio una scelta super furba, però per quello che è l'apporto anche della versione Path to Glory, io questo Nkunku mi sono sentito di inserirlo, e questo al momento secondo me sono i centrocampisti migliori da utilizzare su PS4 e su PS5. Regà, per questo video è tutto, come al solito fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri centrocampisti preferiti, chiaro questi per me sono i top in assoluto, quindi già mi immagino i vari centrocampisti Serie A che magari mancano, lo so, parliamone poi nei commenti. Vi ricordo che tornerò operativo sulla piattaforma Viola la settimana prossima, a me non resta altro che augurarvi una buona giornata, sono Ari Beroschi, ciao!